Buongiorno ragazzi, allora partiamo oggi con un argomento nuovo. Andiamo a studiare quelli che sono i punti notevoli dei triangoli, ma per farlo dobbiamo partire da un concetto che avevamo visto in classe quando ancora eravamo a scuola. Innanzitutto vi dico che siamo per avere un riferimento a pagina 182 del libro di geometria, quindi del libro verde. Allora, se vi ricordate, quando eravamo ancora in classe, abbiamo studiato la distanza punto retta, ovvero, se vi ricordate, avevamo misurato insieme, avevamo capito qual era il metodo migliore per misurare, l'unico metodo possibile, per misurare la distanza da un punto a una retta. Se vi ricordate, per misurare la distanza punto retta dovevamo disegnare per forza la perpendicolare, perché altrimenti, se avessimo ognuno scelto di misurare la distanza dal punto alla retta, mettendo in maniera così un po' a caso il segmento, scusate, il righello o la squadra, misuravamo tutte misure diverse. E quindi avevamo capito che dovevamo, con il metodo delle due squadre, misurare appunto, disegnare la retta perpendicolare. A questo punto tutte le nostre misure coincidevano. Allora, questo concetto passato ci permette di capire meglio com'è che si misura l'altezza di un triangolo. Infatti, l'altezza di un triangolo, è quella distanza tra un punto, che è il vertice, e il lato a esso opposto. Vedete? In alcuni casi, succede, soprattutto, diciamo nel caso dei triangoli ottusi, quindi quelli che hanno ottusangoli, che hanno un angolo ottuso, ci succede una cosa particolare, che l'altezza tracciata, lungo la base, rispettiva della base, cade sul prolungamento appunto della base stessa. Quindi dobbiamo disegnare, vedete, questa, linea tratteggiata, esattamente in linea con la base, ed è proprio lì che cadrà il nostro segmento punto retta. Un altro caso particolare che avevamo già visto quando abbiamo studiato le altezze dei triangoli è quello che succede nel triangolo rettangolo, perché vedete, se io pongo come base uno dei due, quelli che poi impareremo a chiamare l'anno prossimo cateti, cioè i due lati che formano l'angolo retto, l'altezza corrisponde esattamente con quel lato. Quindi questi erano i tre casi che avevamo già visto quando eravamo in classe. Cosa succede però se io disegno tutte e tre le altezze del mio triangolo? Perché ovviamente prendiamo per esempio questo primo triangolo, no? Allora io ho disegnato un'altezza, questa qua rossa, rispettiva relativa della base, però io potrei disegnare l'altezza anche per esempio di questo altro lato. Quindi dovrei partire dal vertice opposto e tracciare la retta, io ho il segmento, se la faccio terminare sulla base, perpendicolare. La stessa cosa potrei disegnare l'altezza rispettiva a questo lato. Quindi, cosa ne deduco? Che, dato che i triangoli hanno tre lati, io posso disegnare per ciascun lato, se lo considero come base, un'altezza. E quindi cosa deduco ancora? Che ogni triangolo avrà sempre tre altezze. Noterete che disegnando le tre altezze per ciascun lato in un triangolo succede sempre una cosa, ovvero che si incontrano in un punto. Questo punto dobbiamo imparare a memoria il nome di questo punto, dobbiamo sapere che si chiama orto centro. Quindi l'ortocento è quel punto di incontro delle tre altezze in un triangolo. Ecco, in questo esercizio qua, nell'esercizio 2, vi ho già disegnato l'altezza relativa al lato colorato in rosso, che quindi in questo caso diventa la nostra base. Allora, questo qui, il primo, è un triangolo, vedete, direi a occhio, può essere un triangolo isoscele, questi due lati mi sembrano congruenti, e prendo quindi un lato obliquo come base. A quel punto individuo il vertice da cui devo tracciare l'altezza, quindi il vertice opposto, il punto opposto alla base, e traccio la mia perpendicolare. Stessa cosa nel B, vedete, questo qui è il caso del triangolo rettangolo, quindi coincide con un lato.
A questo punto qua mi chiede invece di disegnare, anzi dimmi in ordine, c'è il C, vedete questo ottusangolo, quindi come abbiamo previsto prima l'altezza è esterna in questo caso, e nel D questa è l'altezza, perché ci dice di prendere come base questo lato che è in alto, però non cambia nulla, noi sappiamo benissimo tracciare la nostra altezza. Vedete, individuo il vertice opposto e traccio la perpendicolare. Facciamo anche l'esercizio 3. Ci chiede di completare la frase inserendo il termine acutangolo, ottusangolo o rettangolo. Allora, nei triangoli una delle altezze è esterna al triangolo, abbiamo capito che è l'ottusangolo. Nei triangoli tutte le altezze sono interne al triangolo, è l'acutangolo, perché abbiamo visto che viene sempre interna. E quindi anche l'ortocentro sarà sempre interno, e poi nei triangoli rettangoli i due lati sono anche altezze del triangolo. Abbiamo visto che questo succede nei rettangoli. Provate a con un disegno, quindi a disegnare un triangolo ottusangolo, un acutangolo e uno rettangolo, a disegnare le tre altezze e a capire dove rimane l'ortocentro. E poi ne discutiamo nella prossima lezione online insieme. Ok, quindi abbiamo già conosciuto uno dei punti notevoli del triangolo, l'ortocentro. In realtà ne esistono diversi di punti notevoli e quindi dobbiamo un po' impararli tutti. Allora, l'ortocentro in realtà è piuttosto facile perché già lo conoscevamo, sapevamo già com'era l'altezza. Ripassiamo adesso un altro concetto che avevamo già visto quando eravamo in classe, ovvero l'asse di un segmento. È diciamo un po' lo stesso concetto di prima della distanza punto retta, l'unica cosa che ha una caratteristica in più, ovvero che questa retta che passa perpendicolare al segmento passa sempre per il punto medio. Allora, punto medio vi ricordo io che cos'è? È quel punto che è esattamente equidistante dagli estremi del segmento. Cosa vuol dire equidistante? Che ha la stessa equidistante distanza. Quindi quel punto che passa, diciamo in maniera semplice, esattamente nella metà del mio segmento. Bene, allora cosa succede se io disegno gli assi di tutti i lati del mio triangolo? Quindi cosa devo fare? Disegno un triangolo qualsiasi, in questo caso uno scaleno. Mi trovo la metà di tutti i miei lati. E traccio quel segmento, quella retta in questo caso, non è necessario che posso fare gli estremi infiniti, quel segmento, quella retta, scusate, che passa esattamente per la metà del mio lato. Anche in questo caso, come nel caso dell'ortocentro, vedo che i tre assi si incontreranno sempre in un punto. Questo punto si chiama circocentro. Quindi la difficoltà in questa parte di teoria che stiamo studiando insieme sarà in primo luogo quello di disegnare bene gli assi, nel secondo e nel caso precedente le altezze, quindi disegnare corretti gli elementi che ci servono e in seconda battuta ricordarci un po' come si chiama questo punto notevole del triangolo. Ripassiamo anche qua un altro concetto che abbiamo visto quando ancora eravamo in classe, la bisettrice. Allora, la bisettrice, se vi ricordate, è quella semiretta che divide esattamente a metà un angolo. Quindi, se vi ricordate, noi abbiamo imparato a disegnare le bisettrici sia con il goniometro sia con il compasso. Se non ve lo ricordate, vi prego di andare a ripassarvi la costruzione che avevamo già visto insieme. Anche qua, cosa succede se io mi disegno le bisettrici per tutti gli angoli del mio triangolo? Lo posso fare perché ovviamente nel mio triangolo ho sempre tre angoli che posso dividere sempre a metà. Vedete, quindi ho questo angolo qua che si chiama alfa, che si chiama 2 alfa, l'ho diviso in alfa e alfa. Questo angolo qua si chiama 2 beta e l'ho diviso in beta beta. Questo angolo qua si chiama 2 gamma e l'abbiamo diviso in gamma gamma. Anche in questo caso, cosa noto? Noto che le tre bisettrici si incontrano in un punto e questo punto si chiama in centro. Ok, tenete duro che siamo quasi alla fine. Dobbiamo imparare un ultimo concetto, quello di mediana. La mediana è simile, diciamo, all'asse, però ha un'unica differenza, che non è
perpendicolare al lato. Quindi parte comunque dal vertice opposto, collega il punto medio, cioè quel punto, quella distanza degli estremi, quindi a metà del mio lato, però non è perpendicolare, quindi ci arriva da diverse angolazioni. Diciamo che voi quando sbagliate a misurare, a disegnare un'altezza di un triangolo isoscele oppure a disegnare l'asse, mi disegnate in realtà la mediana. Quindi attenzione, la mediana esiste, ma è ben diversa dal concetto di asse. Se avete capito come funziona, anche qui possiamo disegnare per ogni triangolo tre mediane. E vediamo un po' a caso strano cosa succede, si incontrano in un punto. Questo punto si chiama baricentro. Vi faccio notare una cosa, vedete questi simbolini qua, quindi le due lineette parallele, i due cerchietti e i due X, che giustamente nel disegno sono riportate in questo modo, indicano proprio il fatto che ciascun lato è stato diviso in due parti uguali, quindi questo segmento qua è congruente a quest'altra metà del mio lato del mio triangolo. E la stessa cosa per questo lato e stessa cosa per quest'altro lato. Quindi ho diviso in metà, a metà, quindi due parti uguali ciascun lato del mio triangolo. Quindi, ricapitolando tutto, abbiamo punto d'incontro delle altezze, ortocentro. Quindi ripassatevi bene cosa sono le altezze e allenatevi a disegnarle. Io poi vi darò degli esercizi ovviamente appositi. Circocentro, punto d'incontro degli assi dei lati. Baricentro, punto d'incontro delle mediane. E in centro, punto d'incontro delle bisettrici. Quindi non iniziate a studiare immediatamente questa parte se non sapete bene disegnare l'altezza. Se non sapete che cos'è un asse, una bisettrice e una mediana, prima studiatevi bene questi elementi e come si chiamano, poi vi allenate a disegnarveli e poi ve li memorizzate. Ok, spero che questa parte sia chiara. Ecco, per allenarci quindi su questi punti notevoli avrete da svolgere l'esercizio 8, pagina 183, dove dovete disegnare le altezze di questi triangoli e capire dove si trova. Nell'esercizio 7, io vi consiglio di fare prima l'esercizio 8 e poi l'esercizio 7, dovete trovare l'errore e correggerlo. Quindi, per esempio, nei triangoli ottusangoli tutte le altezze sono esterne al triangolo. Dovete trovare l'errore e correggerlo. Vi darò anche poi da svolgere questi tre piccoli laboratori in cui dovete disegnare su un foglio per tutti e tre questi laboratori un triangolo e ritagliarlo. Poi dovete trovare in questo caso l'asse di tutti i lati piegando la carta, quindi per dividere a metà ciascun lato. In questo trovare le bisettrici, quindi dovete dividere, piegare a metà l'angolo di diciamo i tre angoli del triangolo e poi nel terzo invece dovete trovare le mediane di nuovo piegando la carta, quindi collegando, vi consiglio qua invece prima di disegnarlo, poi piegarlo, quindi segnare la metà del lato, unirlo al vertice e poi piegare il triangolo. E poi incollate tutti questi tre tipologie di triangoli che avete disegnato, quindi con i vari punti notevoli, e segnarvi bene il punto notevole che avete trovato. In questo modo sarà molto più facile memorizzare appunto ciascun punto notevole. Vi darò poi infine l'esercizio 4, che è di nuovo un laboratorio, dove dovete disegnare di nuovo le tre mediane del triangolo, questa volta su un cartoncino rigido, e provare a centrare il punto d'incontro delle mediane, quindi il baricentro, sulla punta del compasso e cercare di capire che cosa succede. Spero che sia tutto chiaro e se avete dei dubbi scrivetemi tranquillamente per email. Poi la prossima volta vediamo insieme ancora questa parte qua di teoria, che per adesso non dovete ancora studiare. Ciao a tutti e buono studio!